Allora, oggi era importante non tanto il risultato, ma quanto la prestazione. La prestazione, ho visto cose interessanti, ho visto la ricerca di una riaggressione della palla, di rimanere sempre alti, dare poca possibilità di spazio all'avversario per giocare. C'è da lavorare ancora tanto, ma questo lo sappiamo, dobbiamo essere più razionali a volte nel saper gestire le situazioni a nostro vantaggio, perché a volte tendiamo troppo a entrare in un palleggio che poi non è funzionale per andare a bucare, per andare a chiudere l'azione, però questo è una delle cose su cui ci lavoreremo. E quindi molti aspetti positivi, non ultimo che sono sempre quelle gare un pochettino a rischio, perché venivamo da molti giorni di lavoro intensi, gli ultimi giorni abbiamo avuto anche il campo pesante, quindi è chiaro che un pochino di timore, invece i ragazzi comunque hanno corso, non si sono risparmiati e per me questo è importante. C'era la voglia di riaggredire, voglia di riprendere il pallone e questo è un dato positivo. Ma devo ringraziare tutti gli organizzatori, l'albergo, la località dove siamo stati molto bene. Ci ha permesso di lavorare duramente, però con tutto quello che serviva per recuperare, per vivere questo periodo anche insieme, ma in armonia, appunto con il territorio, con tutto. E quindi un ringraziamento particolare alle persone che ci hanno ospitato e anche un ringraziamento anche ai ragazzi, perché comunque insomma, so quanto hanno lavorato e quanto vogliono ancora mettere dentro lavoro, fatica che poi sarà quella che poi ci permetterà di giocare con ritmo, con velocità, con aggressione e questo ce lo può portare solo il lavoro giornaliero e settimanale. No, noi ora stacchiamo, riprendiamo il 2 pomeriggio, facciamo una batteria di test e di verifica del lavoro che abbiamo fatto. E poi niente, poi la preparazione non finisce mai, perché quando si lavora con una squadra c'è da lavorare, c'è tanto lavoro da fare se vogliamo fare qualcosa di importante. Però ci sono i presupposti, ci sono i requisiti, e quindi adesso dobbiamo, come dico io, parlare poco e lavorare tanto.